Mister, partiamo dalle novità, l'assetto, il sistema di gioco e soprattutto alcune esclusioni eccellenti, scelte che le hanno dato ragione. Ma l'assetto, era normale che dovessi metterci del mio, perché insomma sono arrivato in una settimana molto particolare, per quanto conoscessi i giocatori poi la realtà è ben altra e quindi certamente le due partite fatte mi sono servite tantissimo. E siamo un cantiere molto aperto, dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dobbiamo riprenderci in più fretta possibile, come la prestazione di stasera, la gente di Catanzaro che anche stasera è stata fantastica, ci ha spinto, ci ha sostenuto, ci ha incoraggiato, capito, i momenti di difficoltà, e lavorare duro, senza fare proclami, senza guardare la classifica. È iniziato un nuovo percorso e sono contento che oggi la squadra, in pochi giorni di lavoro, cambiando modulo, abbia avuto l'atteggiamento giusto. Ma a me piace che la squadra abbia un'anima, mi piace molto la meritocrazia. Bisogna ricostruire un gruppo, quello che ho detto il primo giorno. Non ci sono prime donne, bisogna rispettare la maglia che si indossa, bisogna essere soldati. Non mi interessa la carta d'identità, mi interessa gente che pedala, che lavora in maniera seria. Prima di tutto c'è il Catanzaro, perché bisogna portare rispetto alla società, ai propri compagni, alla gente di Catanzaro, a tutto un insieme che ci deve spingere a dare il massimo sempre. Non ci sono esclusioni importanti. Valuto quello che vedo la settimana, durante la settimana. Un mio vecchio maestro, che Mazzone, diceva: sul campo c'è scritto tutto, bisogna solamente saper leggere. E i giocatori mi devono far leggere. Per farmi leggere devono scrivere, devono impegnarsi, devono essere professionali e professionisti. Quindi è un processo lungo, ripeto, io sono arrivato per costruire, sono arrivato con grande entusiasmo, grandissimo entusiasmo, perché sono convinto che con questa proprietà si possono fare le cose fatte in un certo modo, ma soprattutto avere rispetto. Quindi non esistono esclusioni eccellenti, esiste un gruppo di lavoro che deve diventare gruppo, che deve capire che bisogna essere ambiziosi, altrimenti è meglio smettere. Se vogliamo continuare a vivacchiare o vogliamo arrivare a fine mese per prendere lo stipendio, non è la strada giusta. Quindi bisogna lavorare, farlo in silenzio, senza fare proclami, con la massima umiltà, perché con quella puoi raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine. In questo momento noi non siamo in grado di fare promesse, ma solamente di lavorare. Questa è l'unica promessa che mi sento di dire. Mister, di umiltà se ne è viste parecchi dai suoi soldati, come li ha chiamati prima. Se è vero come è vero che si è visto un Catanzaro rinato, specie in un centrocampo a 5, le chiedo, i giocatori che lei oggi ha messo in campo, specie nel 3-5, nel 5, nei 5 di i tre centrali e i due esterni, si adattano molto al suo modulo di gioco e quindi possiamo rivederli ancora in questa stessa posizione? A me non piace lavorare solo sul modulo, mi piace giocare anche molto sull'avversario, quindi non è detto che questa squadra non possa fare anche altro, perché secondo me ci sono tutti i presupposti per fare anche altro. Bisogna avere un'anima e bisogna essere organizzati, sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo, non inventarsi nulla, ma lavorare duramente durante la settimana, perché le partite per vincerle le devi giocare, anche rischiando. Noi abbiamo subito un gol brutto perché dobbiamo capire i momenti della gara, bisogna lavorare ancora su tantissime situazioni ed eliminare gli errori. Ma mi è piaciuto lo spirito di questa squadra, la voglia, la determinazione. Avevo detto alla squadra prima della gara: per vincerla bisogna metterci dentro fatica e sudore, perché altrimenti le partite non le vinci. E io dico che chi fa sa, chi non sa spera. Noi non dobbiamo sperare, dobbiamo lavorare, dobbiamo capire contro chi giochiamo e bisogna crescere in personalità per fare quello che poi ci piacerebbe fare. Ma lavorare
seriamente, duramente, con grande professionalità. Ripeto quanto detto, è un gruppo che deve diventare gruppo, perché non lo è in questo momento, e capire che ci sono diritti e doveri. Chi andrà di più, chi spingerà di più, sarà solamente un bene per me. E capire che ci sono delle regole che vanno rispettate, perché bisogna rispettare i propri compagni, bisogna rispettare l'ambiente dove si lavora, la proprietà che ci mette nelle migliori condizioni per far bene, e non prendere in giro nessuno. E quindi solamente cercare di fare i professionisti. Mister, sui simboli, non perché è il gruppo che gioca, il gruppo che vince, il gruppo che fa testo, però visto e considerato un'eccezione se la può fare, un suo giudizio su Pinna, visto e considerato che questo calciatore non è mai stato adoperato dal suo predecessore, e anzi, e mi fermo qua. Ma ripeto, non mi piace entrare in dinamiche che non mi appartengono. Io è chiaro che in questa settimana ho cercato di guardare soprattutto quelle che sono state le due precedenti partite, dove bisognava secondo me intervenire, altrimenti non aveva senso operare questo cambio. E spero che i giocatori abbiano capito il loro interlocutore, che sarei io, cosa chiede, perché è tutto lì. E sapere che bisogna rispettare delle regole e lavorare in maniera seria, perché ripeto, le partite per vincerle le devi giocare, per poterle giocare le devi organizzare. Bisogna essere soldati e avere cattiveria agonistica, spirito di sacrificio, capire che non è importante se giochi 20 o 15 o 10 partite, ma è importante il Catanzaro, cercare di portare quanto più su il Catanzaro. Questa è la base, poi dopo cominciamo a parlare di calcio giocato. Mister, visto che lei parla di soldati, ha arruolato tre soldati in più, tre soldati nuovi che prima c'erano ma sostanzialmente non c'erano, mi riferisco a Risolo, Tascone e Pinna. Non so se possiamo chiederle un giudizio sui tre, seppur... Lo stesso Signorini penso che sia stato utilizzato poco. È normale che loro devono, ripeto, capire quello che io chiedo loro e quindi migliorare, perché bisogna migliorarsi sempre, perché il passato non conta più. E il loro trascorso, e parlo da un punto di vista del palmares, non conta più, e rimettersi in discussione giorno dopo giorno. Quella deve essere la molla che ci deve spingere a migliorarsi. E quindi sono contento, insomma, non mi piace andare sui singoli, mi piace vedere le risposte che questi ragazzi hanno dato, mi piace vedere come chi è subentrato ha fatto il massimo. E la partenza deve essere questa, poi le partite le possiamo vincere, perdere, ma lo spirito ci deve essere sempre, la voglia di combattere, la voglia di andare oltre, la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. E dobbiamo essere onesti prima con noi stessi e amare questo lavoro, perché è il lavoro più bello che c'è. Volevo chiederle anche come ha vissuto lei questa settimana dal punto di vista strettamente personale. Ma io mi assumo la responsabilità dall'inizio, cioè dal lunedì prima di Bari che sono arrivato, perché ci sono dentro e quindi le responsabilità mi piace affrontarle, non mi piace scaricarle. Quindi l'ho vissuta con grande determinazione, con un po' di dispiacere, perché è chiaro che non voglio deludere chi mi ha scelto, chi mi ha voluto qua, chi crede in me. E questa deve essere la molla anche dei calciatori nei miei confronti. Non mi devono deludere prima di tutto come uomini. E quindi è normale che i miei colloqui con loro sono profondi, per cercare di farmi capire il più possibile. E soprattutto devo essere bravo a tirare fuori tutto quello che hanno. In una settimana è cambiato tutto praticamente. È cambiato il risultato innanzitutto, e per fortuna sono cambiati tanti interpreti, è cambiato il sistema di gioco. Cosa ne pensi? Dimmi. Penso che abbiamo portato a casa i tre punti, che questa è la cosa principale. Dovevamo uscire da questo momento un pochettino difficile. Era quasi un mese che non portavamo a casa i tre punti. Ci siamo riusciti e per fortuna siamo tanti giocatori. Il mister sicuramente saprà come metterci meglio in campo e noi facciamo solo quello che ci chiede. Prima settimana di lavoro al completo, diciamo, con il nuovo allenatore. Che cosa vi ha detto nel corso di questa settimana? No, non ci ha detto niente, ci ha chiesto solo di seguirlo, di applicare i suoi concetti. Se sono idee diverse rispetto a quelle che avevamo prima, noi piano piano le stiamo assimilando e oggi un pochettino si è visto.
Vabbè, insomma, ti chiedo come ti sei trovato chiaramente con questo nuovo modulo. Ah, mi sono trovato bene, abbiamo vinto 3-1, quindi questo è l'importante. No, mi sono trovato abbastanza bene, sono concetti diversi, piano piano metterò in pratica quello che chiede il mister sempre meglio, lavorando testa bassa con sudore, ci alziamo le maniche e pedaliamo e basta. Dal punto di vista psicologico state meglio? No, serviva tanto una vittoria pure per sbloccarci un attimino mentalmente. Ripeto, come ho detto prima, era quasi un mese che non portavamo a casa i 3 punti. È una squadra come il Catanzaro, noi non ci possiamo permettere un mese senza vittorie. Può partire da questa sera qui dal Ceravolo un nuovo ciclo vittorioso per il Catanzaro? Non può partire, deve partire da questa sera un nuovo Catanzaro battagliero, non che prima non lo fosse, però forse qualcosina abbiamo lasciato per strada, adesso non dobbiamo più lasciare nulla, non dobbiamo più trascurare niente, perché le partite passano, i punti sono sempre di meno. Abbiamo il tempo per recuperare, però non ci dobbiamo abbassare la guardia, perché abbiamo visto che giocare contro la prima, contro l'ultima, sono tutte partite difficili. So che non è carino chiedertelo, ma che cosa non ha funzionato nelle ultime partite con Auteri? Quanto vi sentite responsabili voi giocatori di quello che è successo? E poi come stai tu, dato che insomma le tue condizioni sono state un po' precarie nelle precedenti settimane? Praticamente non cosa è funzionato non lo so, forse anche i risultati un pochettino. Ogni volta che non si vince qualcuno, purtroppo nel calcio è sempre a pagare l'allenatore. Noi ci sentiamo responsabili, perché quando viene esonerato un allenatore vuol dire che abbiamo sbagliato tutti, e in primis noi andare in campo, perché alla fine le scelte le faceva il mister. In campo andavamo, eravamo tanti pure dell'anno scorso, però si vede che qualcosa non andava e la società ha deciso di cambiare, di virare su un altro allenatore. Adesso dobbiamo seguirlo, ormai il capitolo Auteri è chiuso, dobbiamo solo andare avanti. Anzi, vorrei ringraziare la società, il presidente, che ci sta sempre, sempre vicino in questi giorni. Sono da quando è 4-5 partite che viene al campo tutti i giorni, tra la scuola, il suo lavoro, la famiglia, per starci vicino. E va un grande applauso, perché non so quanti presidenti lo farebbero. Le mie condizioni, giocando mi sento sempre meglio. Purtroppo ho saltato la preparazione, dopo qualche partita mi sono fatto male, cerco sempre di allenarmi al massimo per trovare la meglio condizione. Adesso piano piano, lavorando settimana in settimana, riesco a stare un pochettino meglio, e andrà sempre meglio.